alla conferenza stampa di presentazione del calendario eventi Natale Empoli 2019, che sarà reso pubblico stamani dal sindaco Massimo Carrillo con l'assessore delle politiche culturali e scolastiche Angelo La Monica, il capogruppo Filomena Rosamila, che sta raggiungendo l'assessore Ennio Ginetti. Un saluto e ringraziamento particolare ai giornalisti presenti e al mondo della scuola, delle associazioni, delle imprese, comitati di quartiere, gruppi di lavoro e in particolare alla Foreneti Empoli, con cui anche quest'anno abbiamo programmato e pianificato il presente calendario natalizio. Questa è una conferma che credo abbia definito un modello di efficienza ed efficacia in Regione Campania per quanto riguarda appunto queste sinergie, questa sorta di public company. Altra conferma del presente calendario è registrata dal dato che per il quarto anno consecutivo ha ricevuto un finanziamento della Regione Campania per un POC dedicato ad eventi turistici di rilevanza nazionale. Tra l'altro il Comune di Empoli si è classificato quinto su circa 200 comuni, quindi come dire, a confermare anche una maturità a livello di progettazione, grazie al direttore scientifico Carmine Sasso e al procedimento unico e alla responsabile del procedimento unico, la dottoressa Gittavicido, che è anche capo settore dell'ufficio cultura. Ci ha anche raggiunto l'assessore Ennio Ginetti, d'affanno, ma è sempre presente. Parallelamente, stamani presentiamo una serie di novità caratterizzanti. La prima è dal timeline della programmazione natalizia, che quest'anno è iniziata prestissimo, tra l'altro è in corso il 16 novembre con l'inaugurazione della mostra. L'oro si è fermato a Empoli, presso il Museo Archeologico Nazionale, mostra che è stata presentata in conferenza stampa il 14 novembre alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in apertura tra l'altro della 22ª BMTA a Paestum. Attualmente, dicevo, è visitabile fino al 15 dicembre al Museo Archeologico Nazionale di Empoli, eccezionalmente aperto anche nel fine settimana, grazie a un impegno programmatico dell'amministrazione comunale che sulle politiche culturali e sul turismo sta investendo tanto. Tra l'altro, in nessun altro paese al mondo come l'Italia, quando si parla di cultura, si parla di turismo. Un turista straniero su due sceglie il bel paese per le sue bellezze storiche, architettoniche, per i musei. E poi naturalmente per come dire, il turismo enogastronomico, il food, per il fashion, per il design, quindi fornitore, che sono poi le tre F del Made in Italy. E questo lavoro di programmazione culturale è seguito dall'assessore con delega alla cultura e alle politiche scolastiche, la professoressa Angela La Monica. Grazie Vito, buongiorno a tutti. Si diceva bene Vito, abbiamo iniziato quest'anno prima degli altri anni con una bellissima mostra il 16 novembre, l'oro si è fermato ad Empoli, che si diceva bene è visitabile fino al 15 dicembre. Tra l'altro domani ci sarà anche un corso di gemmologia aperto a studenti. Un calendario molto ricco, un calendario che guarda a soddisfare un po' le esigenze di tutte le età, a partire appunto dai bambini, con il villaggio dei bambini che si inaugurerà il 7 dicembre e proseguirà appunto per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio con l'arrivo appunto della Befana. Saranno presenti varie attività, animazione. E nel periodo che va dal 9 all'11 dicembre, le scuole, che sono protagoniste anche negli eventi natalizi, affronteranno dei mercatini di Natale. Quindi diciamo che dal punto di vista appunto dei bambini, insomma, del loro coinvolgimento, come ogni anno sono assolutamente protagonisti. Ma si diceva un calendario che guarda a soddisfare un po' le esigenze tutti, quindi appuntamenti culturali, mostre, concerti, teatro. Tra l'altro domani e dopodomani ci sarà una festa della chitarra, giornata di studi su Carlo Levi. Questa mattina, tra l'altro, al liceo Benito Levi è in atto, ancora in corso, un importante appuntamento su un altro ipogeo illustre che è Matteo Riva. Tanti appuntamenti anche sportivi. Anche in collaborazione con il Forum dei Giovani ci
sarà Natale in beach, così come quest'estate abbiamo avuto il beach in piazza. Il centro storico sarà anche quest'anno protagonista di numerosi eventi, di numerosi spettacoli, anche di presentazioni di libri e si faceva riferimento anche ovviamente alle eccellenze enogastronomiche che non mancheranno nemmeno quest'anno con il mercatino di Natale, con appunto le eccellenze enogastronomiche. Dicevo, dei mercatini delle scuole sono tantissimi, il calendario è estremamente fitto, siamo partiti appunto dal mese di novembre e concluderemo appunto il giorno dell'Epifania con il gran concerto dell'Epifania. Concerti che saranno appuntamenti dedicati come ogni anno, quello di Santo Stefano, quello del primo gennaio, quindi quello a seguire appunto del gran concerto dell'Epifania. Io so che poi tante altre iniziative verranno presentate anche singolarmente. Vero è che tutto questo è possibile grazie alla sinergia con le associazioni culturali, con il Forum dei Giovani, con le scuole, tutti coloro che da sempre partecipano con il Comune per realizzare degli eventi che siano di grande interesse e soprattutto che guardino oltre alla città di Empoli, quindi oltre alla provincia di Empoli. Sappiamo che sono tantissimi turisti che vengono per tutte le nostre attività, tutte le nostre proposte. Quindi io vi invito ovviamente a visitare la mostra che è attualmente visitabile al Museo Archeologico di Empoli e a partecipare alle iniziative che verranno messe in atto in questi due mesi di grande e intenso fervore culturale. Quindi grazie a voi tutti. Mostra La Rosa e il Permatefolo, organizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con la Camera di Commercio CNA di Salerno. Altra mostra che ha caratterizzato l'inizio del calendario natalizio è la personale di Pavel Petraglia a San Lorenzo e poi, come diceva poc'anzi l'assessore, una serie di altri eventi che ci hanno accompagnato alla conferenza di stamani. Sottolineo il sold out di domenica sera al Palasede per il concerto di Marco Mengoni, Palasede che si era ormai posizionato come principale palazzetto campano, uno dei maggiori del Sud Italia, non solo per quanto riguarda gli spettacoli, ma anche e soprattutto le manifestazioni sportive, soprattutto dopo aver ospitato la scorsa estate l'Università, che ricordo essere la maggiore manifestazione sportiva al mondo dopo le Olimpiadi per numero di atleti e nazionali partecipanti. E poi ancora appena ieri sera lo spettacolo di Seria e Nobiltà, un classico di Scarpetta riadattato e portato in scena da Lello Arena, secondo appuntamento della stagione teatrale Città di Empoli al Cinema Teatro Italia. Domani appunto avrà inizio l'ottava Festival Internazionale della Chitarra Città di Empoli e il 29 novembre con la giornata di studio dedicata a Carlo Levi, la chiusura della quarta rassegna culturale Politani Illustri, che per il terzo anno consecutivo gode dell'alto patrocinio del MIPA. Arriviamo poi a quella che probabilmente, anzi sicuramente, è la maggiore novità del presente calendario natalizio, ossia l'accensione delle luminarie natalizie della città di Empoli il 30 novembre, quindi qualche secondo prima, ma per la prima volta nella storia di Empoli le luminarie verranno accese nel mese di novembre. Questo è un segnale, credo, non tanto di forma quanto di sostanza, che sottolinea anche il lavoro programmatico che è stato fatto in questi anni a partire appunto dalle installazioni delle luminarie. Come da tradizione invece il sabato del weekend di Immacolata, quest'anno cade il 7 dicembre, ci sarà la prima inaugurazione del villaggio dei bambini alle 17.30 con la banda musicale Città di Empoli, il gruppo di Mangioletto Le Ginestre, e poi alle 18.30 l'accensione del grande albero di Natale con testimonial importanti. Di questo però parlerà tra poco il sindaco. Prima presenterei in anteprima il video promo dell'inaugurazione del 7 dicembre, che poi è anche un po' un racconto di quelle che sono state le inaugurazioni e l'accensione dell'albero di Natale negli anni precedenti.
tutto pronto quindi per il Natale Empoli 2019. Concludo ricordando che oltre alla comunicazione offline che stamani abbiamo presentato e che poi sarà distribuita in maniera capillare nelle varie soprattutto tutta la comunicazione sarà insomma reperibile sui siti istituzionali www.comune.erboli.sa.it e webboli.it, oltre naturalmente all'infoline dell'ufficio turismo del Comune di Vaticanale, a partire da quelli televisivi e radiofonici. Ringrazio per la presenza delle televisioni media partner del Natale Ebolitano, televisione tra l'altro che richiamando alle televisioni qualche settimana fa abbiamo ospitato a Empoli ancora una volta per probabilmente la settima volta in 4 anni le telecamere di Natale, questa volta per una bella finestra sulla città andata in onda sulla storica trasmissione Gheo su Rai 3, una finestra dal centro storico alla fertile Piana del Sele sui nostri prodotti di eccellenza. Conclusi la conferenza stampa estiva con una locuzione latina che poi ha portato bene, siamo scaramantici, lo faccio anche stamani, acta non verba, e con questa locuzio passo la parola al sindaco Massimo Carillo. Grazie a voi che siete così numerosi di mattina, grazie a tutta la stampa presente, alle televisioni, alle radio, ai giornalisti, questo ci gratifica, fa capire come ormai il Natale ad Empoli è diventato tra gli eventi più importanti in provincia di Salerno e la presenza anche numerosa di tante realtà associative che sono presenti. Non citerò singolarmente, mi scuso perché sennò saremo qui un'altra oretta, però davvero grazie a tutti quanti voi che avete consentito alle associazioni culturali, sportive, sociali di collaborare e condividere con noi questo grande progetto del Natale ad Empoli che appunto, come diceva Vito, grazie anche al progettista Carmine Sasso, nell'ambito poi della selezione dei punteggi della Regione Campania abbiamo fatto su centinaia di progetti il quinto posto. Quindi fa capire che è un progetto valido che è stato valutato tenendo conto e non fermandosi all'apparenza del titolo, ma invece andando nel merito dello stesso, rendendosi conto della qualità che abbiamo messo in campo, della qualità culturale. Siamo partiti appunto, come diceva Angela, con la borsa archeologica, porto anche le scuse dell'assessore al turismo Anna Senatore, ma che per altri impegni purtroppo sopraggiunti non può essere qui presente, ma lì abbiamo avviato un percorso significativo, è il quarto anno che siamo presenti alla borsa archeologica, prima non siamo mai stati presenti con l'amministrazione comunale, perché riteniamo che anche il percorso di promozione archeologica, la Empoli archeologica, il risanamento delle fornaci, della villa romana che abbiamo messo in campo grazie alla collaborazione anche della società antiche fornaci, che è anche durante Natale, quindi sarà un punto di riferimento, fa capire quanto è importante l'investimento in questi settori. A questo poi aggiungiamo l'evento che credo che fosse rappresenti a livello nazionale, abbiamo avuto riconoscimenti, apprezzamenti, stiamo avendo anche un buon numero di visitatori dell'evento della mostra dell'Orso e Empoli, grazie al direttore artistico, Rosmundo Giarletta, e a CNA, la Camera di Commercio e Comune di Empoli, che hanno creduto fortemente a questo progetto. Questi sono stati gli eventi che hanno dato il là, diciamo, al nostro Natale ad Empoli. Poi abbiamo avuto subito dopo un evento che ha avuto una grande rilevanza, che è quello dell'evento Berniero, che abbiamo avuto nell'ambito del nostro copatrono, del complesso monumentale di San Pietro alle Mani, con la presenza anche di Henri De Luca e con centinaia e centinaia di partecipanti. Allora, sulla base di questi presupposti abbiamo voluto alzare il livello qualitativo e culturale del Natale ad Empoli, ma il Natale è innanzitutto per le famiglie e per i bambini. Allora, chi crede fortemente nel valore non solo religioso, l'importante di fede del Natale, che per noi rappresenta un valore aggiunto, ma al tempo stesso noi ci siamo posti 4 anni fa un obiettivo, quello di far sentire innanzitutto i nostri concittadini innamorati della propria città e di vivere il Natale, di sentire il Natale in ogni singola famiglia e di viverlo all'interno della comunità empolitana. Eravamo partiti così, poi ci siamo resi conto che la crescita esponenziale del Natale ad Empoli degli anni, ora del 2019, ha fatto sì che ormai è diventato, dopo Salerno città, io lo dico come un motivo di orgoglio, perché i dati sono sotto gli occhi di tutti, non solo come numero di turisti ma come partecipanti anche dei comuni limitrofi, è diventato, diciamo, l'evento secondario subito dopo il comune di Salerno. Fa capire che nonostante un investimento non consistente da parte del comune di Empoli, perché nel Natale ad Empoli non superiamo, compresi tutte le luminarie, ai 100.000 euro, sono cifre irrisorie se andiamo ad affrontare con altri comuni che spendono il doppio e che hanno il meno risultato di noi, a questo fa capire quanto siamo stati tutti quanti, grazie all'associazione, grazie
alla struttura che mi affianca, siamo stati bravi a cercare di ottenere il meglio con i minori costi. Ora possiamo permetterci di poter dire che Natale Debole è diventato un evento. È un evento, è un'occasione di poter vivere la nostra città, di poterla sentire, è un'occasione per poter far crescere le nostre realtà associative che hanno la possibilità di potersi confrontare al tempo stesso, e poi contemporaneamente è un Natale al quale guardiamo con particolare attenzione al mondo dei bambini. Non possiamo tener conto del mondo dei bambini, perciò abbiamo voluto investire ancora di più sul villaggio dei bambini. Quest'anno in piazza vedete due aree dedicate ai bambini, avremo di nuovo il treno di Natale, tante altre manifestazioni collaterali e poi un percorso di luminari che abbiamo voluto dare dignità a tutta la città di Empoli. Non ci siamo limitati al centro urbano, ma abbiamo dato dignità alle periferie, perché sulle periferie che siamo voluti partire, perché dalle periferie che facciamo sentire e percepire il Natale ai nostri concittadini. Ora ci stiamo avvicinando, tempo permettendo, ma noi andiamo avanti anche sotto la pioggia, perché non è che ci può fermare la pioggia. Il giorno 30 inaugureremo l'accensione del luminare a San Bartolomeo, questo è il secondo anno che abbiamo voluto, diciamo, fare una doppia accensione. Quest'anno abbiamo anticipato rispetto all'anno passato e accendiamo, illuminiamo tutta la città di Empoli. Poi il giorno 7, quindi, saremo tutti in Piazza della Repubblica con l'inaugurazione del villaggio dei bambini, del grande albero con la grande stella, con una grandissima slitta e tante altre cose particolari che vedrete e che non voglio anticiparvi, con la presenza di ospiti illustri come gli Artetti, dei quali ogni volta che si sono mossi hanno portato centinaia e centinaia di persone che li hanno seguiti con maggiore attenzione. Dico tutto ciò perché il tutto avviene all'interno di un contesto importante che è anche la promozione e la valorizzazione della nostra comunità, dei nostri luoghi, della nostra enogastronomia, delle nostre attività commerciali, che perché è un indotto che indirettamente e direttamente li vedrà totalmente coinvolti. La settimana dopo poi ci spostiamo a Via delle Arti, la nostra Via delle Arti, che stiamo ampliando sempre di più, grazie anche in modo particolare ora al rilancio anche della mostra degli Ori, ha dato ancora maggiore importanza e maggiore risalto alla stessa strada, e grazie anche alla grande sinergia e collaborazione con i ragazzi del Forum dei Giovani, c'è qui Francesco Spicante, dove in una due giorni faremo e parleremo in modo particolare al nostro cuore, al nostro centro antico. A questo aggiungiamo eventi importanti all'interno del Museo Creation Avalanche, che è un museo che ormai si sta contraddistinguendo ancora di più nella capacità di riuscire a parlare, diciamo, a tutte le fasce. Anche lì ci sarà un Natale particolare. A questo non possiamo non sottovalutare, lo evidenziava Angela, il mondo dello sport. Il mondo dello sport anche nel periodo di Natale quindi sarà coinvolto con i saggi di danza, con momenti importanti. Ormai i saggi delle nostre scuole di danza non sono più saggi, ma sono degli spettacoli. A partire anche dagli eventi del Palasera, avremo altri eventi sportivi importanti, avremo una maratona unica, quasi una sorta, diciamo, di apertura di accoglienza tra Empoli e Battipaglia, che riguarderà tutto il nostro territorio, che abbraccerà anche il comune di Battipaglia, e poi ritorneranno ad Empoli con la sede Marathon, con altre iniziative importanti e significative. A questo aggiungiamo poi non la chiusura, perché la chiusura è il 6 gennaio e, come appunto evidenziava Angelo, per i tre gran concerti, ma ce ne saranno tanti altri, ci sarà tanto teatro, ci sarà mostre, ci sarà cultura, ci sarà danza e in modo particolare ci sarà Enzo Avitabile. Quest'anno abbiamo voluto fortemente averlo qui ad Empoli il 21 dicembre. La presenza di Enzo Avitabile ci consentirà anche di poter promuovere ancora di più le nostre bellissime luminarie, perché questo rappresenta un ulteriore valore aggiunto. Prima di concludere, però, consentitemi, io credo che sia opportuno evidenziare un altro dato. È un dato che mette al centro quello che è il nostro Natale, perché io ho sempre ritenuto che il Natale per noi farlo sentire vivo ai nostri cittadini vuol dire creare quel connubio, quel legame importante anche con la tradizione del Natale. E proprio su questo abbiamo voluto investire maggiormente, quest'anno lo faremo ancora di più, perché ci sarà un bellissimo presente vivente nel cuore del centro antico, grazie all'Oratorio San Francesco, e tanti altri momenti e occasioni che metteranno al centro il ruolo e il valore della sacralità del Natale, alla quale tutti quanti noi siamo fortemente legati. Quindi i nostri eventi non sono scollegati al ruolo sacrale ed importante del Natale in Italia, del Natale in assoluto. Questo valore aggiunto, per chi ci crede come sottoscritto, per me rappresenta un momento importante di condivisione, ma contemporaneamente poter pensare, e credetemi, quando ce ne accorgiamo, quando spesso, anche con Angela, Capita, con Ennio, il quale voglio dire, ma anche tutto il supporto logistico,
tutto ciò che accade avviene anche, e lo percepiamo quando entriamo nelle scuole, quando entriamo nelle classi. Non immaginate quanti bambini mi stanno chiedendo, sono in attesa del Natale ad Empoli. Vuol dire che siamo entrati nel cuore dei bambini, e credo che questa forse sia la cosa più bella che uno possa percepire e possa sentire. E tutto avviene grazie ad una condivisione totale della mia maggioranza. Devo ringraziare, qui c'è anche il capogruppo Filomena Rosamiglio, con un percorso di sicurezza, di viabilità, di mobilità che abbiamo messo in campo, c'è il delegato alla sicurezza Peppe Labrocca. Noi abbiamo anche ottenuto e avremo il supporto dalle guardie ambientali, dagli ausiliari della viabilità, dalla protezione civile, dalla Polizia Municipale, dall'Associazione Polizia Nazionale di Stato, quindi una rete capillare affinché possiamo poter vivere il Natale e sentirlo in modo tranquillo. A questo aggiungiamo un miglioramento della qualità della vita che stiamo dando alla nostra città. State vedendo in questi giorni, siamo avviati ad una bonifica delle aree del centro urbano, abbiamo avviato diciamo, attraverso il nostro piano del verde, ad un rinfortimento, diciamo, delle nostre alberature, un miglioramento della qualità della stessa vita attraverso anche una maggiore pulizia della città, una maggiore gestione dei parcheggi, perché è evidente che quando facciamo degli eventi importanti, il Natale deve essere accompagnato da una serie di percorsi affinché chi viene da fuori, e per fortuna aumentano sempre di più, possono trovare una città pulita, illuminata, accogliente e sicura. Sulla sicurezza dobbiamo lavorare ancora di più, logicamente non dipende solo dal comune, ma dipende da tante altre realtà e degli enti sovracomunali, comunque dalle forze dell'ordine. Poi devo dire, abbiamo messo in campo una grande sinergia con le forze dell'ordine, appunto tale che martedì prossimo, in quest'aula consigliare, alle ore 10, ci farà una visita istituzionale il prefetto di Salerno, il dottore Russo. Questo avviene in un contesto in cui la città di Empoli sta crescendo notevolmente. E tutto ciò avviene affinché il Natale di Empoli, a differenza di qualcuno che continua a stigmatizzare, diciamo, a denigrare un investimento che è un investimento per la città, che è un investimento per la comunità, pensando che spendiamo decine e decine di migliaia di euro, se andassero solo a rapportarsi con quello che spendono i comuni limitrofi, ci rendiamo conto che davvero stiamo facendo i conti, diciamo, del buon padre di famiglia, il quale anche nello spendere un singolo euro lo facciamo diventare 10 euro come potenziale di rientro e di ritorno che abbiamo nel nostro territorio. Anche se su questo lo dico e poi davvero concludo, per quanto mi riguarda, nella cultura ogni euro speso non sarà mai mai sprecato, però vi posso garantire che ogni euro speso ne stiamo incassando almeno 3 euro in più rispetto a quello che è l'indotto che gira e che ruota attorno al nostro territorio. A questo, quindi, davvero, nel concludere, nel ringraziare Gilda Visci, il nostro dirigente, che vuole sempre rimanere dietro le quinte, è arrivato anche il presidente della commissione ambiente e urbanistica Pierluigi Mello, non so se sono arrivati altri consiglieri assessori, che comunque colgo sempre l'occasione per ringraziare. Però io dico, il Natale è degli empolitani, non è dell'amministrazione Carillo, il Natale è di tutti quanti noi, e se noi facciamo tutto ciò per consentire a tutti quanti noi di poter vivere bene la nostra città, la nostra comunità, con un Natale di eccellenza, credo che dovremmo essere tutti quanti contenti e orgogliosi di quello che insieme a voi, insieme a tutte le realtà associative, stiamo mettendo in campo, alle parrocchie, ai comitati di quartiere, alle comunità periferiche, perché il Natale di Empoli è un Natale di comunità, e di questo Natale noi siamo orgogliosi. Grazie. Credo di riuscire ad accoppiare la quantità degli eventi alla qualità. Sì, sicuramente forse questo è stato il segreto vincente. Da 4 anni abbiamo iniziato alla grande quest'anno con l'inaugurazione della Mostra degli Ori, che rappresenta un evento internazionale importante per tutto il nostro territorio. Ora ci apprestiamo a dare ai nostri concittadini, ma devo dire anche ai tanti turisti che stanno venendo nel nostro territorio e ai tanti dei comuni limitrofi, quindi un Natale di eccellenza, un Natale fatto di cultura, fatto di qualità, fatto di musica. In modo particolare ci sarà il concerto di Enzo Avitabile, ma fatto anche di una luminaria ancora più bella, più particolare. Infatti iniziamo sabato 30 con l'accensione dei luminari per tutta la città di Empoli, e poi il 7 inaugureremo il grandissimo albero, quest'anno sarà di 4 metri ancora più grande e più largo, con una grandissima stella e tante bellissime novità con la presenza degli Artetica. A questo poi si aggiungono tante iniziative collaterali che finiranno il 6 gennaio, affinché davvero chi vuole vivere il Natale ad Empoli lo vive con quel sentimento e quella passione della vicinanza. Innanzitutto alla fede, perché per quanto mi riguarda il Natale vale è anche questo, in modo particolare è questo, e poi anche per i bambini e per i tanti adulti e i tanti giovani che possono rimanere ad Empoli e i tanti che arrivano fortunatamente dai comuni limitrofi.
programma, tra l'altro, Sindaco, che spazia in più ambiti e che va ad accontentare i gusti di diverse fasce, sia di età che di gusto. Innanzitutto abbiamo voluto parlare ai bambini, abbiamo un bellissimo villaggio di Natale, abbiamo di nuovo, riportiamo il trenino di Natale itinerante per tutto il centro urbano, dove ci saranno delle bellissime luminarie da vedere, tanta animazione per i bambini, tanta musica di qualità per tutti i gusti, come dicevi, appunto perché parliamo a tutti, parliamo appunto ai bambini, ai giovani, agli anziani, ci saranno concerti gospel, concerti di qualità, rappresentazioni teatrali. Davvero ora possiamo poter dire che offriamo un pacchetto di eventi unico nella provincia di Salerno. Un calendario denso di eventi, come diceva, che porta anche tanto turismo all'insegna della destagionalizzazione. Sì, porta tanto turismo, grazie anche, devo dire, a quel circuito di Salerno Città che comunque ci agevola e devo dire già lo scorso anno abbiamo avuto, diciamo, dei riscontri molto positivi. Questo lo fa capire anche perché poi abbiamo già le strutture alberghiere del tutto piene, non dimentichiamoci che abbiamo anche degli eventi importanti musicali a Palasere, degli eventi sportivi significativi che danno ancora più risalto, ancora più importanza al nostro territorio. Dal centro alla periferia il Natale a Deboli? Dal centro alla periferia, giustamente, perché abbiamo investito molto nella periferia, in modo particolare sulle luminarie, con tante iniziative che abbiamo avviato in collaborazione con le associazioni e con i comitati del territorio, perché innanzitutto occorre parlare a loro, parlare ai comitati periferici, perché Natale deve essere sentito sì nel centro urbano, laddove quindi speriamo di portare tanti curiosi e tanti turisti, ma anche per farlo vivere ai nostri concittadini.